parliamo della giornata mondiale del cuore, perché domenica 29 si celebra in tutto il mondo il World Heart Day, la giornata mondiale del cuore. L'anno scorso il 29 settembre fu un sabato, occasione per iniziative colorate, così simpatiche, festose, ma anche di informazione e di riflessioni profonde, perché nel mondo ogni anno ci sono 18 milioni di morti per infarto, in Italia muoiono ogni anno 127.000 donne e 98.000 uomini, in cui sono compresi anche i decessi per infarto cerebrale. Per queste patologie ogni anno il nostro paese, lo vedete nella computer grafica, sopporta oneri per circa 21 miliardi tra costi diretti del Servizio Sanitario Nazionale e quelli indiretti come perdita di produttività. Due ulteriori dati sintetizzano gli effetti delle malattie cardiovascolari sulla spesa pubblica negli ultimi 6 anni: 4 miliardi 700 milioni per assegni di invalidità, 8 miliardi 8 per le pensioni di invalidità. Sono dati che ci obbligano quindi a intraprendere la strada della prevenzione e del sapere, perché se i pazienti aderissero meglio alle terapie, alle prevenzioni prescritte, farebbero risparmiare al Servizio Sanitario Nazionale 100 milioni di euro all'anno. E c'è una sola strada per abbattere questi numeri che avete visto poco fa, ed è, come dicevamo, la prevenzione, da farsi dovunque, negli uffici, nelle fabbriche, nei ministeri, ospedali, luoghi di cura. Ed è giusto farlo partendo dalle scuole? È vero che molti di noi sono disinformati e sottovalutano quali sono i fattori di rischio per le patologie cardiovascolari, e quali sono questi fattori di rischio e quali marcatori, quali marker sono più importanti per fare prevenzione. Quesiti fondamentali da tenere a mente, da porci sempre, ai quali risponde uno specialista, Giuseppe De Martino, che abbiamo avuto anche ieri qui in diretta, cardiologo aritmologo presso la Casa di Cura Salus di Battipaglia. Sentiamo. La popolazione italiana, come d'altronde tutte le popolazioni occidentali, vive due mali: vive il male della scarsa attività fisica, del fatto che fondamentalmente oggi ci siamo impigriti, ci impigriamo sempre di più, e dell'obesità. La sedentarietà e l'obesità sono i nostri mali che, come vedremo poi dopo quando parleremo di fattori di rischio, poi condizionano una serie di problemi che portano poi attraverso i fattori di rischio fino alla comparsa delle patologie cardiovascolari. Beh, che cosa ci ha detto questo studio? Ci ha confermato che la popolazione italiana è sedentaria, i maschi lo sono nel 35% dei casi, le donne addirittura di più, arriviamo al 45%. Purtroppo su scala italiana sappiamo che c'è un gradiente: al sud siamo ancora più sedentari e quindi più pigri dei nostri fratelli conterranei del nord. Sì. Ancora l'obesità è dilagante, abbiamo un 30% della popolazione che è sovrappeso o obesa, un 10% della popolazione è addirittura obesa. L'obesità inizia molto presto, e questo va detto, inizia con i nostri bambini. Sì. Circa un bambino su 3 è obeso, e i genitori devono sapere che se non si interviene su questa obesità, questi bambini hanno un rischio triplicato di sviluppare diabete poi da grandi. Sì. Intanto, quali sono i fattori di rischio e perché è importante conoscerli e conoscerli bene? Sì. Perché i fattori di rischio sono quelli che poi portano insieme o in associazione alcuni di loro allo sviluppo nel singolo soggetto della patologia cardiaca, cardiovascolare. Sì. Le nostre patologie cardiovascolari sono multifattoriali. Che cosa significa? Che abbiamo una serie di fattori di rischio che nel singolo soggetto possono concorrere in maniera variabile. Quindi in alcuni sarà importante, alcuni soggetti svilupperanno un infarto magari perché hanno l'ipertensione e il diabete, altri perché hanno diversi fattori di rischio, quali o perché fumano. Chi ha più fattori di rischio ha un rischio maggiore di sviluppare anche la nel tempo. Per esempio, assolutamente. I fattori di rischio si differenziano in modificabili e non modificabili. Sì. Alcuni, come l'età e la familiarità, la genetica, non sono modificabili, non possiamo cambiare genitore una volta che ci ha messo al mondo. Certo. Altri fattori di rischio invece sono quelli modificabili e sono quelli di cui dobbiamo parlare oggi, quelli su cui noi possiamo intervenire, e sono fattori legati allo stile di vita: il fumo di sigarette, il colesterolo, che in parte è legato alla dieta, il diabete, l'ipertensione. Sì. Ora, una cosa importante da considerare è che la maggior parte di questi fattori di rischio modificabili sono legati soprattutto all'obesità.
E mi spiego meglio, da anni conosciamo nei cardiologi una condizione definita sindrome metabolica, che non è nient'altro che una patologia in qualche modo legata all'obesità. Quando aumentiamo, mettiamo peso, abbiamo una dieta sbagliata che ci porta ad accumulare adipe, quest'adipe soprattutto va a distribuirsi nell'addome, sì. E lì si crea una situazione cosiddetta di insulino-resistenza. Una situazione in cui l'insulina non riesce più a svolgere il proprio lavoro, che è quello di togliere zucchero dal sangue e farlo entrare negli adipociti, e soprattutto poi l'insulina, che è fondamentale anche nel metabolismo lipidico, di fronte a questa insulinoresistenza non riesce più a controllare il metabolismo lipidico e quindi aumentano i lipidi, quindi i grassi cattivi nell'organismo, si riducono quelli protettivi. E questo porta a una serie di problemi, alla comparsa di ipertensione, alla comparsa del diabete, alla comparsa poi quindi delle cardiopatie vascolari, sì. Quindi della cardiopatia coronarica e dell'aumento del rischio di ictus cerebrale. Sì. Tenendo presente quello che abbiamo detto sui fattori di rischio, ora bisogna acquisire una maggiore consapevolezza del fatto che se ci concentriamo soprattutto sullo stile di vita, riducendo l'obesità o facendola scomparire, riusciamo ad impattare gran parte degli altri fattori di rischio, quindi riusciamo a ridurre la pressione arteriosa, riusciamo a ridurre il, sì, colesterolo e quindi a prevenire anche la comparsa delle cardiopatie successive. In realtà, per darvi un'idea del peso, dell'importanza, di, sì, quanto sia importante ridurre il peso, basta pensare che se io ho un'obesità di tipo anche iniziale, moderato, se riesco a passare a uno stato di normo peso, io posso ridurre la mia pressione arteriosa anche di 10 mm di mercurio senza dover prendere farmaci. Sì. Come si fa questo? Si fa attraverso la dieta e attraverso l'attività fisica. L'attività fisica non va immaginata come un'attività intensa. L'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ci insegna che basterebbero anche 30 minuti tre volte a settimana, sì, con un'attività moderata, diciamo, anche semplicemente con delle lunghe passeggiate, sì, passeggiando 30 minuti a settimana per tre volte a settimana. Questo già basterebbe a migliorare i nostri fattori di rischio. Sì. E la dieta richiede semplicemente un po' di consapevolezza, certo, e di buon senso. Sì. Sicuramente nei casi più gravi bisogna affidarsi agli specialisti, ma in generale dovremmo imparare a mangiare più fibre, a mangiare quindi più verdure e frutta e, sì, a ridurre l'utilizzo di quei cibi ad alto contenuto di grassi. E soprattutto, sì, anche attenzione ai carboidrati. Molta pasta, sì, e molto pane sono poi alla base, diciamo, di tante situazioni di obesità. Sì. Siamo sempre in medicina alla ricerca del sacro graal, cerchiamo marcatori che possano dirci e anticiparci. In realtà le cose più semplici rimangono sempre quelle più utili. Sì. Oggi dobbiamo acquisire questa forte consapevolezza dell'importanza dello stile di vita. Il marcatore più importante in medicina è il metro da Sarto. Se io prendo un metro e, sì, me lo passo intorno al girovite, sì. Ecco, beh, quello è il marker più forte che mi può, sì, far capire se io sono un soggetto a rischio o no. Se il mio girovite, se sono un maschio e ho un girovite che supera i 95 cm, oppure sono una femminuccia e ho un girovite di più di 80, beh, devo iniziare a preoccuparmi. Mm-hmm. È l'obesità e il sovrappeso che va combattuto insieme, quindi con la dieta e insieme alla, sì, sì, all'attività fisica. Quindi obesità e sedentarietà sono i nostri nemici da combattere tutti i giorni. Sì, avere un po' di fantasia e inventarsi i momenti per fare attività fisica. Sì. Negli Stati Uniti ho diversi colleghi che mi raccontavano di utilizzare l'auto lasciandola a 5 km lontana, quindi lo facevano apposta, lasciavano, sì, l'auto prima di arrivare a destinazione, magari al lavoro, semplicemente per crearsi l'occasione per, sì, camminare un po' a piedi. Pretesto, diciamo. Sì, bisogna essere in grado di tirar fuori, ecco, fare la spesa in bicicletta, è una, sì, cosa che faccio spesso e che consiglio a tutti. Oppure chi prende il bus la fermata prima. Assolutamente. Magari non assolutamente la fermata quella lì stabilita, predefinita. Oppure chi sale in ascensore, io lo dico perché lo faccio anche io qualche volta, lo ammetto. Ecco, scendere un piano prima. Assolutamente. Fare almeno un piano a piedi. Ecco.
adesso vedo passare in sottofondo immagini di fumo, beh, sì. Non abbiamo parlato del fumo, forse certo. È la cosa più ovvia. Ricordiamoci che il fumo non uccide solo per il cuore, ma uccide anche per le patologie neoplastiche a più distretti. Sì. E ritornando però al rapporto tra fumo e cuore e fumo ictus, ricordatevi che fumare significa almeno quadruplicare il rischio di sviluppare un infarto al cuore o al cervello. Ecco, torniamo in diretta, erano i passaggi di un'intervista realizzata recentemente con Giuseppe De Martino. Stiamo parlando di cuore perché, lo ricordiamo, il 29 settembre, dopodomani, domenica, è la giornata mondiale, il World Heart Day, la giornata mondiale del cuore. Prima, su patologie cardiovascolari, infatti abbiamo dato numeri diversi per donne e uomini, ricordate, più alti per le donne. E questo conferma che si sbaglia spesso nel curare ancora univocamente uomo e donna, mentre invece andrebbero diagnosticati diversamente. E la differenza di genere conta anche nelle malattie di cuore, perché il dolore, il senso di oppressione al torace, ma anche l'affanno, nausea, dolore alle articolazioni, giramento, mal di testa, mal di schiena, sono alcuni tra i sintomi dell'infarto. Però attenzione, nel sesso femminile, perché quando si parla di cuore, uomini e donne sono diversi, anzi molto diversi, non solo nelle manifestazioni cliniche, come cosa nota, ma anche nei fattori di rischio, nella risposta ai test diagnostici, persino negli esiti, in genere più favorevoli per gli uomini che per le seconde, per le donne che muoiono più spesso. Per questo la prevenzione e ancora di più la terapia devono essere studiate su misura, tenendo sempre presente il genere di appartenenza. Eppure ancora oggi sono in tanti i medici, ancora più le pazienti, a non saperne abbastanza per salvare le malate o a salvarsi la vita in caso di malattia coronarica. Ed era tempo dunque di un documento definitivo come quello elaborato nell'ambito del progetto europeo GenCAD, il gruppo di lavoro che ha coinvolto studiosi di tanti paesi come Germania, Italia, Spagna, Regno Unito, Paesi Bassi, ha analizzato lo stato dell'arte delle conoscenze sulle differenze di genere nelle malattie cardiache. Nel documento, approvato in via definitiva dal DG Health and Food Safety della Commissione Europea, sono elencate in primo luogo le differenze tra uomini e donne per quanto riguarda i fattori di rischio come l'età, i livelli di colesterolo, presenza di diabete e così via. E si scopre quindi che gli uomini sviluppano prima la malattia, verso i 60 anni, mentre le donne in media 10 anni più tardi, che nelle donne l'ipertensione provoca infarto e insufficienza cardiaca più spesso che negli uomini, che le donne con diabete sono soggetti ancora più fragili dei pazienti maschi e che andrebbero trattati di conseguenza. Ed inoltre che stress e depressione sono un fattore di rischio maggiore per le donne, o che le malattie reumatiche come l'artrite o condizioni autoimmuni provocano malattie cardiache più frequentemente nelle donne che negli uomini. Oltre alle manifestazioni cliniche, poi le differenze si estendono anche agli esami che i medici possono scegliere per diagnosticare una malattia di cuore. L'angiografia coronarica, per esempio, o il test da sforzo vengono impiegati soprattutto negli uomini, mentre per le donne più giovani, in assenza di altri fattori di rischio, sono preferibili altri metodi diagnostici. Infine, la gestione della malattia coronarica. L'ipertensione e l'ipercolesterolemia andrebbero trattati in egual modo sia nelle donne che negli uomini, si legge nel vademecum, cosa che invece non sempre avviene. I medici dovrebbero poi ricordare che l'aspirina non previene le coronaropatie nelle donne sane sotto i 65 anni d'età e che la terapia ormonale sostitutiva, come si legge in questo documento, non previene le malattie cardiache. I farmaci, continua il decalogo, possono avere un'efficacia diversa nei maschi e nelle donne, ma in queste ultime sono più frequenti le reazioni avverse. Eppure, ecco, quando tutto dovesse andare storto e per esempio ci viene un infarto, cosa succede? Non è mica finita lì, insomma, perché possiamo sicuramente riprenderci con la riabilitazione post-infarto. Una passeggiata al giorno, esercizi tesi a migliorare la resistenza e l'equilibrio, lo yoga, come si sa, e persino le semplici faccende di casa, con cui vedete delle donne impegnate appunto in attività fisica. Questi sono alcuni esempi di attività, ecco, che possono dare beneficio a chi ha problemi di cuore oppure è andato incontro a un infarto oppure un ictus.
possono far parte, insomma, della riabilitazione cardiaca che, secondo l'American Heart Association, è cruciale, soprattutto a una certa età, laddove è possibile praticarla, per recuperare indipendenza, una migliore qualità della vita, impedire le ricadute. Eppure solo un terzo o meno dei pazienti o delle pazienti che potrebbero farla riceve questo tipo di cura. L'attività fisica invece aiuta a ridurre i sintomi in pazienti con insufficienza cardiaca, infarti, ictus, e aiuta anche a migliorare le erosioni di forza e di equilibrio legate all'età, oltre a ridurre la fragilità. È parte importante della cura, ma molti operatori sanitari si focalizzano più sui medicinali, cioè in corso l'ipermedicina a tutti i costi. La riabilitazione cardiaca non è prescritta abbastanza spesso. Quando si trattano pazienti cardiaci a 70, 80, 90 anni, gli operatori sanitari spesso si fossilizzano sui farmaci e le procedure senza considerare l'importanza di ottenere che i pazienti tornino a camminare sui loro piedi. Quando raggiungono i 75 anni, circa la metà dei pazienti con malattie del cuore prendono più, pensate, di 10 farmaci al giorno, con immaginabili effetti cumulativi che sono incerti e che alla fine poi risultano debilitanti.